vediamo se ci sono i presupposti per poter chiedere eventuali danni sia al proprietario alla proprietà dell'assicurazione trasporti, sia a chi eventualmente leggermente in maniera molto, molto leggera ha concesso queste autorizzazioni. Ci siamo in circa 3.000 abitanti, siamo ai confini dell'Oise, rispettiamo quello che è. Finora abbiamo fatto delle azioni in maniera proprio civile, rispettando quelli che sono i canoni legali, continueremo a farlo, stiamo continuando a farlo, ma se ci mettono allo stretto poi pazienza, non si può, torno a ribadire il concetto, non si può continuare a vivere in questa situazione.